avete visto il titolo nella lavagna, le tre condizioni nella vita monastica. Queste tre condizioni non sono dogma di fede, sono pensieri miei. Ho visto che nella tradizione della vita monastica, e soprattutto ci riferiamo al primo millennio, oppure al monachesimo orientale russo anche nel secondo millennio, sono tre le condizioni di lavoro, sono tre i luoghi in cui i monaci si trovano in particolare a combattere e a vivere. Il primo, la fuga dal mondo, secondo, la lotta col demonio, terzo, il desiderio del cielo, del paradiso. Iniziamo allora con la fuga del mondo. Ovviamente tutto quello che diremo dei monaci lo riferiamo ai monaci interiori, monaci interiorizzati che dovremmo essere noi, che siete voi qui davanti a me. Va bene? Quindi anche voi dovete fuggire dal mondo, vediamo in che senso, anche voi dovete combattere il demonio, anche voi dovete vivere il desiderio del cielo, se no non rispondete appieno alla vostra vocazione. Veniamo alla fuga del mondo. Parto dalla idea di monachesimo che dà il padre nel mondo, dall'episodio che egli stesso cita più volte nella lettura del romanzo di Dostoevskij, I fratelli Karamazov, quando il terzo fratello Karamazov, Alyosha Karamazov, che è un novizio, che è un monaco e molto stimato dallo starez, eccetera, riceve dallo starez stesso, quindi dal superiore, dal capo, l'invito a uscire dal monastero. Cosa che meraviglia lo stesso Alyosha, che invece desiderava essere monaco nel monastero. Invece lui dice, no, tu devi uscire, devi andare fuori, devi sposarti. E lui ci rimane anche male, e dice, ma come, io mi ero entrato qua per farmi monaco. Però di fatto obbedisce. Uscito fuori dal monastero, Alyosha Karamazov bacia la terra e dice, questo sarà il mio convento, questo sarà il mio monastero. Ecco, alla lettura di questo passo, il padre, giovane ragazzo, quando legge questo rimane così colpito che lui stesso dirà nell'anzianità questa lettura, questo passo ha avuto un ruolo importante poi per la futura comunità. Il padre poi aveva già l'idea di andare nel mondo, di vivere nel mondo come un monaco, quando non trovava da giovane sacerdote la sua perfetta collocazione. E non voleva stare in seminario, non sapeva se diventare prete diocesano, non sapeva se fare l'eremita. Sapete voi l'episodio famoso in cui lui scrive al Mondadori, manda alla casa editrice Mondadori delle novelle, insomma, dei racconti, e pone come condizione questa: se la Mondadori me le pubblica. Lui aveva la tentazione di fare lo scrittore, di essere un grande scrittore, ma era un ragazzetto di 19 anni. Se me le pubblica, vuol dire che devo andare nel mondo, devo uscire dal seminario. Se invece non me le pubblica, non mi risponde, devo stare in seminario e farmi prete. Vedete che strano segno che chiede al Signore. Comunque lui scrive, manda queste novelle alla casa editrice Arnoldo Mondadori, e cosa succede? Mondadori manco gli risponde, e quindi lui da questa non risposta dice, allora devo farmi sacerdote. Quindi ci sta al segno che dà. Ma la cosa interessante è che abbiamo trovato quello che scrive nel diario lui nel 1933, a 19 anni, dopo che chiede al Signore questo segno. Questa è stata una vera sorpresa. Attenzione a cosa dice. Io ho detto a Gesù, tu manifesta la tua volontà, io devo mettermi sulla bilancia, da una parte la vita secolare, dall'altra la vita del sacerdozio. Dove penderà il piatto della bilancia, lì sarà la tua volontà. Lei mi dice, signor direttore, questo qui è un pezzo di un brano di diario in cui lui riporta la lettera che scrive al suo padre spirituale del seminario, perché in seminario c'era un padre spirituale a cui tutti i seminaristi dovevano fare riferimento. Quindi il padre scrive
questa lettera al suo padre spirituale, padre Barzotti sia padre spirituale. Lei mi dice, signor direttore, come potrò mettermi sulla bilancia? Ma a me spaventa il pensiero di avvicinarmi al sacerdozio senza essere chiamato. Ho la certezza assoluta che Dio mi ha chiamato? Forse ho fatto un passo troppo azzardato. Ho mandato 10 novelle. Ma bello, perché lui prima manda le novelle e poi dice al direttore, ho mandato le novelle, ho fatto sto patto con Dio. Deve va bene? Ah, va per forza, ormai l'ha già fatto. Comunque dice, ho mandato 10 novelle, poi bello, che non offendono la morale, perché dice, ma chissà che novelle ha scritto questo. Ho mandato 10 novelle, 10 novelle che non offendono la morale, la più parte educative, ma non abbiamo mai saputo che novelle ha mandato perché Mondadori l'avrà messa nel cestino e là sono ancora. Ho mandato 10 novelle che non offendono la morale, la più parte educativa a Mondadori. Se saranno pubblicate, Dio mi chiama nel mondo. Bene, ma la cosa che ci ha sorpreso è la riga che segue. Una volta nel mondo, il mio programma di vita rimarrà immutato. Se così vuole lei, io, come le dissi, a 24 anni, aveva 19 anni quando scrive questo, a 24 anni farò voto di castità, povertà, umiltà e obbedienza per andare pellegrino nel mondo. Cioè, noi siamo rimasti a dire, se io dico, me ne vado nel mondo, torno nel mondo, come a dire, poi faccio la vita dello scrittore, magari mi sposo, la vita nel mondo, vita normale, no. Il padre non intendeva questo, dice, se me le pubblica, vado nel mondo, se non me le pubblica faccio prete, ma se me le pubblica e vado nel mondo, cosa faccio nel mondo? Ma, terzo ramo, cioè cosa faccio nel mondo? Voto di castità, anzi prima mette castità, voto di castità, povertà, umiltà e obbedienza, dice, ne dice quattro, per andare pellegrino nel mondo. Caspita, questo qui non è vero che mette in alternativa la mondanità con il sacerdozio. Affatto. Mette in alternativa monaco come prete o monaco come Alyosha? Nel mondo, povertà, castità, obbedienza, eccetera. Guardate, questo qui è una scoperta recente, perché tutti noi quando parliamo di questa lettera a Mondadori, diciamo appunto il mondo pensando a un padre che voleva invece fare vivere la vita, diciamo, della mondanità. Non è affatto così. Questa è l'immagine del pellegrino nel mondo. All'età di 90 anni, quando si è fatta l'intervista al padre, gli è fatta questa domanda. Padre, ci può raccontare la sua conversione, tra virgolette, cioè il momento delle quarant'ore? Disse sì, avevo 19 anni, ero a San Miniato nel Duomo per le quarant'ore, si faceva l'adorazione al Santissimo Sacramento, in un certo momento sentì profondamente viva la chiamata di Dio, non tanto al sacerdozio quanto a essere tutto suo. Poi, pensai allora di dover vivere come San Giuseppe Benedetto Labre, conoscete chi è questo? Un mendicante che girava il mondo senza meta, entrava nelle chiese, faceva 10 ore di adorazione, dormiva nella spazzatura, poi girava in tutta l'Italia, la Francia, eccetera. Un santo del 1700, del 1600. Pensai di dover vivere come San Giuseppe Benedetto Labre, come monaco errante, magari nel Giappone. Pensavo a una vita di vagabondaggio per Dio. Vagabondaggio per Dio, non a quella che gli altri pensavano aspettarsi. Proprio per questo la mia vocazione era difficile che si affermasse, perché io stesso non sapevo dove il Signore volesse portarmi. Domanda, e adesso che ha 90 anni, ha capito dove il Signore l'ha portata? Risposta, no. Ma è importante che l'abbia capito lui. Cioè, in altri termini,
Il padre da subito, a 19 anni, vuole vivere come San Benedetto Labbra, come Alyosha o direi come San Francesco, pazzo nel mondo. Quindi la comunità non è nata improvvisamente, è nata da uno che non sapeva dove stare, ma che cosa voleva essere lo sapeva. Un pazzo nel mondo, un pazzo di Dio. Lo dice in altri passi, voglio andare in Giappone, ebbro di Dio, usa spesso questa espressione, ebbro, ubriaco, ubriaco di Dio, pieno di spirito, a parlare di Dio nel mondo in un posto straniero dove nessuno mi conosce. In un passo della fuga immobile dice, noi cristiani dobbiamo essere nella massa amorfa come luce. Siamo messi nel posto dove Dio vuole, nella massa amorfa, nei luoghi dove siamo, ma come fiaccole, come luce. Lì, là, dove il Signore ci chiama, dobbiamo stare. Nel 1944, quindi all'età di 30 anni, scrive nel diario La fuga immobile. I passi che vi darò al termine sono tutti tratti da questo diario, in cui, attenzione, se l'avete letto La fuga immobile l'avete in mente, in questo diario, quindi all'età di 30 anni, nel 1944 la comunità non c'è, non esiste e lui non pensa di crearla. Ci sono qua e là delle frasi in cui il padre, trentenne, a Palaia, in casa, quasi come recluso, dice, deve sorgere nella Chiesa un movimento. C'è bisogno nella Santa Chiesa di Dio di un movimento che abbia queste caratteristiche e le descrive. Allora io mi sono fatto per voi, e spero che mi ringrazierete, tutto il compito di leggere tutta La fuga immobile e tirare fuori tutte le volte che il padre parla, non è tantissimo, è tutto un foglio a due facciate, dove il padre parla di questo futuro movimento. Addirittura in una delle frasi dice, non basta un movimento sociale cristiano, non può essere sufficiente l'apparizione di un santo la cui missione sia la carità. A volte sentiamo dire, ci vorrebbe un nuovo San Francesco, ci vorrebbe un nuovo Sant'Agostino. Il padre invece dice, nel mondo di oggi non basta l'apparizione di un santo, ci vuole un nuovo movimento. Ma com'è possibile un movimento così? L'uomo certo non può suscitarlo. Poi dice, un movimento che abbia le caratteristiche della libertà, dell'assoluta libertà. Non ve le leggo perché sarà compito vostro. E la domanda che vi faccio potrebbe essere questa. Ma secondo voi, la comunità dei figli di Dio, qui la sparo un po' grossa, risponde a questo movimento che egli desiderava sorgesse nella Chiesa? Perché se il padre dice ci vuole un movimento così, poi dopo 3 anni salta fuori questo piccolo gruppo che lui chiama Milizia Regni Cristi, poi chiama Comunità dei Figli di Dio, non ci può non essere una relazione, perché egli vuole una cosa, sente che lo Spirito vuole una cosa nella Chiesa, allora dopo vi do questo, e voi dovete studiare questi testi, scusate se vi chiedo un compito perché ne va della nostra vocazione, e sottolineare quello che vi colpisce per vedere se noi rispondiamo a queste caratteristiche di un movimento nella Chiesa che faccia quello che è scritto qua. Le linee che diano un nuovo rinnovamento. Von Balthasar, conoscete Von Balthasar? Grande teologo, dicono un grande teologo, fa la prefazione al libro La fuga immobile e scrive Don Divo Barsotti, che allora aveva 30 anni, la cui trattazione costituisce nel suo radicalismo la parte più preziosa di questo libro, forse da nessun cristiano, parla il soggetto del cristianesimo, la rileggo perché non so se si capisce. Da qui si può esprimere un secondo radicalismo, la cui trattazione costituisce la parte più preziosa di questo libro. E forse da nessun cristiano è mai stato vissuto così in profondità come da Divo Barsotti. Poi dice il radicalismo espresso qui. Forse da nessun cristiano, cioè un momento qui si parla di Gesù, da Gesù Cristo fino a San Pio da Petrelcina,
è stato vissuto in maniera così radicale come da Don Divo Bersotti. Ma uno legge queste robe e dice, ma è vero o non è vero? E lo scrive von Balthasar. Due righe dopo von Balthasar scrive, agendo in questo modo Don Divo Bersotti regala alla spiritualità cristiana ciò che si usa chiamare inadeguatamente ascesi mistica, cioè uno splendore inaudito, una forza sorgiva e fresca. Chiunque partecipi della sua esperienza, di Divo Bersotti, in queste pagine, è costretto a far rinascere dall'inizio ciò che sa già da tempo, ciò che è sbiadito, pur non rivestendolo degli stessi concetti dell'autore. Cioè, in altri termini, dice, Don Divo Bersotti regala alla spiritualità cristiana uno splendore inaudito. Ve ne eravate accorti voi? Ma quando vi siete consacrati? Ma io personalmente ero lontano, non dico mica mille miglia, all'infinito dal percepire lo splendore inaudito che questa spiritualità aveva portato nella Chiesa e anche nella mia vita. Ma siamo qui a Valle Hermosa per vederlo, per cogliere questo splendore inaudito. Ecco il famoso concetto di fuga immobile che il padre scrive appunto nel suo diario La fuga immobile e che io riporto come ultimo pensiero di queste fotocopie. Scritto il 2 gennaio 1945. Che cos'è? Già, San Serafino. Che cos'è questa fuga immobile? Fuga mundi, cos'è la fuga immobile? Scrive il padre, l'amore di Cristo è come un uragano, ti strappa violentemente da tutto, ecco la fuga, e ti trascina verso Dio. Tutta la vita umana non ha più né riposo, né valore, né giustificazione, né significato, né senso. Non voler dare una ragione alla tua vita, tutto è senza ragione, tutto è come una follia. Ricordate San Francesco, vuoi essere un pazzo nel mondo. Libertà, punto. Chi vuole Dio e segue Gesù è fatto estraneo al mondo. Fuga immobile. Attenzione, non siamo chiamati ad andare stiliti nelle grotte, nei monasteri, nei chiostri, avete preso il modello del monaco, no? Neanche nelle grotte del deserto. Siamo chiamati a stare nelle famiglie là dove siamo. Attenzione però, chi vuole veramente Gesù è fatto estraneo al mondo, vive una vita di novità assoluta. La vivete? Vive una vita di libertà, non ha compagni, non ha più nulla tranne l'amore. L'amore è privo di un suo oggetto, amore dell'amore, amore puro, assoluto. Gesù riempie tutta l'anima. Non sentite vibrare il cuore mentre ascoltate queste parole? Tutta la vita, l'anima non può volere più nulla, non può cercare più nulla, non vuole, non cerca più nulla. Tutta la vita è gettare via tutto e possedere lui solo. Andiamo via, fuggiamo Gesù, andiamo lontano, fin tanto che non saremo indisturbati e soli, lontano. Tutta la vita è in questa fuga, incontro a te, che sempre più ti allontani quanto più noi corriamo. Avete questa percezione? Anche so che era stella. Più corri, più lui si allontana. Ma che razza di gioco è questo? Fuga in un deserto sempre più solitario e vuoto, che non è il deserto fisico, avete capito? Che non è l'abbandono del mondo per una vita eremitica, guardate, qui sembra che la comunità non esiste, ma stia parlando di sé, quindi a noi, non è la fuga dal mondo per una vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è come il sibilo di una freccia che taglia l'aria, per fermarsi vibrando nel bersaglio.
Così l'anima non evita il mondo, ma lo passa. Anzi, lo trapassa in un volo deciso, dritto al suo fine, che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, per dirsi. Mi piace troppo. Il padre qui è straordinario, un uomo lo farei santo subito. Lo travolge nella sua foga senza deviare, o lo fende in una ferita che rimane sempre aperta. Quindi lui dice, questa fuga dal mondo rimango immobile come una freccia, non è andare nel chiostro, andare nell'eremo, andare nel deserto, è una freccia che va verso il bersaglio che è Dio. E andando verso Dio travolge tutto, porta tutto quello che trova con sé e lo travolge. Bene, questo è il nostro monachesimo. Quindi rimaniamo nel mondo, nella società, nel matrimonio, dove siete, come direbbe San Paolo, ognuno stia dov'è, rimanga nello stato in cui è, ma faccia questa fuga. Perché fuga dal mondo? Che i monaci nel primo millennio fecero anche materialmente, a cominciare da Sant'Antonio. Perché il mondo è il nostro nemico. Dobbiamo scappare davanti al nemico, o meglio, fuggire, non perché non dobbiamo affrontarlo, perché poi vedremo col demonio dobbiamo andargli addosso, ma dobbiamo scappare dalla mondanità. Se non vi piace la parola mondo, prendete mondanità. Prima lettera di Giovanni 2,15, non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Prima lettera di Giovanni 2,15. E Giacomo 4,4, cosa dice? Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 4. Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ecco, allora l'amico del mondo ci dice dobbiamo andare incontro al mondo, usare il linguaggio del mondo, parlare al mondo, dialogare col mondo. Bene, siamo nemici di Dio, perché il mondo non va dialogato, bisogna fare l'annuncio al mondo, l'annuncio che Cristo è venuto a salvare il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Questo è il rapporto col mondo. Ecco l'indice escatologica della nostra vocazione, spiritualità escatologica, perché il principio su cui si basa la spiritualità escatologica è scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, al versetto 17. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, cosa fa? Ah? Ristagna in eterno, no, rimane in eterno, ecco, punto. Il mondo passa con la sua concupiscenza. Primo Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 17. Quando il Padre indicò i capitoli della Sacra Scrittura principali per la nostra spiritualità, scrisse anche il capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi. Ve lo leggo. Per questo, fratelli, vi dico, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. Perché passa la scena di questo mondo. Padre Barsotti dice che questo è uno dei cinque brani più importanti per la nostra spiritualità, spiritualità escatologica. La scena del mondo passa, Dio rimane in eterno. Questo è il brano, il manifesto del monaco interiore, che vive nel mondo, come la lettera di Ogneto, si impegna al sommo grado, ma sa che questo mondo passa. Cioè vuol dire vive la divina presenza, dove tutto sussiste in lui. Per trascinare le realtà che vive, lavoro, famiglia, tutto quello che volete, trascinarle verso il bersaglio come la freccia. Ma se la freccia è ferma e non va né nel bersaglio né lui né quelli che sono con lui. Trascinarlo nella divina presenza. Ecco il padre perché parlerà poi dell'esercizio della divina presenza. Soprattutto attraverso l'Eucaristia, che non tratteremo perché sarebbe un altro corso di esercizi.
ma vivendo l'Eucaristia quotidiana, appunto l'esercizio della divina presenza, mangiare il corpo di Cristo, significa già un giudizio su questo mondo, trascinare tutto verso Cristo nella realtà che io vivo. Scrive infatti il padre a proposito di un articolo dello statuto sul lavoro, quando dice allora non dobbiamo lavorare, no, certo che dobbiamo lavorare, ma articolo 45, si vivrà allora il lavoro come impegno religioso, quando il lavoro stesso è divenuto preghiera. Questo è l'articolo 45. Il lavoro stesso diventa occasione per portare gli uomini, il mondo, le persone che incontro a Dio, cioè diventa preghiera. Questo mondo di Dio il Padre lo chiama con una parola che diventa un suo simbolo, una sua, si direbbe, cifra. Come lo chiama il mondo di Dio? La realtà. Non vi sto a citare quando disse portami nella realtà, l'ho detto tante volte, ma la realtà è il mondo di Dio. E tante volte ci dice, ma aprite gli occhi, siete ciechi, guardate la realtà, è il mondo di Dio. Nella realtà ci si accede attraverso gli atti della carità, cioè la fede, ma poi soprattutto la carità. La carità verso il prossimo, tutti gli articoli dello statuto, ma insomma la carità del Vangelo, ci fa entrare in questo mondo, perché questo mondo possa essere salvato. Ecco allora, primo punto, la fuga dal mondo. Cioè noi scappiamo dalla mondanità, non entriamo nelle dinamiche della mondanità. Non siamo interessati allo spirito del mondo, ma rimaniamo nel mondo come luce e andiamo verso Dio, trascinando a Dio tutto quello che troviamo sulla strada. Va bene? Fuga dal mondo. I monaci nel primo secolo lo fanno materialmente, scappano, cioè vanno nel deserto. Noi lo facciamo nel cuore, nell'intimo, la fuga immobile interiore. Andiamo al secondo punto, lotta col demonio. San Paolo chiama il demonio Dio, addirittura, con la D minuscola però, ovviamente. Seconda lettera ai Corinzi 4:4. Per coloro che si perdono, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato la mente. Il diavolo quindi ha un suo regno, questo regno è il mondo. Principe del mondo, avete mai sentito questa parola? Se leggete il Vangelo, c'è il principe del mondo. Allora, in questo mondo, fuga mundi, chi è il principe? Il demonio. Quindi noi combattiamo, cioè esercitiamo la fuga mundi, ma al tempo stesso siamo inviati là dove siamo a combattere contro il demonio. Perché combattere? Nell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 17, è scritto: allora il drago si infuriò contro la donna, nella guerra scatologica, no? E se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro la comunità dei figli di Dio che sta a Sassari. Qui dice così, il testo dice così, anzi no, dice contro quelli che osservano i comandamenti di Dio. Avete visto? Il demonio contro chi fa la guerra? Contro il resto della discendenza di Dio, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio. Il demonio combatte contro quelli che sono fedeli a Dio. Quindi anche se noi stiamo buoni e fermi, se siamo veramente cristiani, è lui che ci viene addosso. Non è che possiamo dire, no, io il demonio non ne voglio sapere. Ascoltate cosa dice. Un episodio su Sant'Antonio. Una volta Sant'Antonio, da non confondersi con Sant'Antonio di Padova, Sant'Antonio eremita sentì bussare alla porta della cella, anzi parla in prima persona. Una volta sentì bussare alla porta della cella, uscì e vidi un uomo che appariva grande e alto. Gli domandai chi sei, mi rispose sono Satana. Bello, no? Allora gli chiesi perché sei venuto qui? Ed egli mi disse, perché gli uomini si lamentano di me senza ragione? Perché mi maledicono in ogni momento? Chiesi io allora, e perché tu li molesti? Egli rispose, non sono io, sono loro a turbarsi, io sono divenuto debole,
Ormai io non ho più luogo, non ho più freccia, non ho città. Dovunque ci sono dei cristiani e il deserto stesso è pieno di eremiti. Vadino a custodire se stessi e non mi maledicano senza ragione. Allora ammirai la grazia di Cristo e dissi, anche se sei un mentitore e non hai mai detto il vero, questa volta però hai detto il vero. Cristo venendo ti ha reso debole, ti ha atterrito e denudato. Udito il nome del Salvatore, egli non sopportò il bruciore di quel nome e subito scomparve. Questo episodio ci fa capire come la lotta col demonio è furibonda, ma il demonio è debole nel nome di Cristo. Quindi noi, anche se non siamo degli esorcisti ufficiali della Santa Chiesa, col nostro essere cristiani, la nostra appartenenza a Cristo, già lo inquieta e lo mette in condizione di combattimento contro di noi, però dice questo combattimento, io sono più debole, mi rende debole, perché è il nome del Salvatore che voi portate nel cuore che mi brucia, che mi abbatte. Il vincitore dunque è Gesù, lo sappiamo, Giovanni capitolo 12 versetto 31, ora il giudizio, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Come avviene in pratica questa lotta contro il demonio? Attraverso le tentazioni ordinarie, che sono di tre tipi, nei sensi, nel mondo psicologico e nel mondo spirituale. Nei sensi, ditemene due. Vabbè, dico io, gola, number one, e secondo i sensi, lussuria. Nel mondo psicologico, le tentazioni in cui il demonio cerca di farci cadere combattendo, la vanità, la gelosia, l'ira, nel mondo spirituale, l'orgoglio, l'odio. È una battaglia contro le potenze del male. Ma attenzione, non è solo a titolo personale. Noi combattiamo come monaci a nome di tutta l'umanità. La vittoria del combattente indebolisce il demonio ed è per questo che quando il monaco combatte contro il demonio lo rende più debole e lo scaccia, ma non lo scaccia solo dal mio cuore, lo scaccia dall'ambiente in cui si trova. Cioè, in altri termini, io non combatto per me e basta, come quel famoso romanzo Io speriamo che me la cavo. Cioè non un romanzo, ma quello in vivo inchiesta, non è per me. E se va addosso al mio compagno di stanza, al mio compagno di, insomma, il mio vicino di casa, peggio per lui. No, 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 non è questo il nostro combattimento. Il combattimento è allontanarlo dal luogo in cui vivo, dalla realtà in cui vivo. Ed ecco perché il monaco è la persona più utile di tutti. Perché con questo combattimento spirituale si rende socialmente utile. Cosa che il mondo non può capire. Ecco perché la vocazione monastica è la meno capita e la più derisa. Anche la vostra, eh? Mica solo la mia e Martino di Antonio. Quando abbiamo detto ai nostri genitori, oh Antonio, so qui la scena sotto gli occhi di Carmine Caldarone, quando portò Antonio, che era nell'esercito italiano, era arrivato a essere sergente, un maresciallo, non so che cosa, aveva già un lavoro già definito, lascia l'esercito, viene nella comunità dei figli di Dio, viene suo babbo, allora io avevo detto a tutti, mi raccomando, facciamo bella figura, perché sai, Calderone senior non è tanto contento che il figlio abbia lasciato l'esercito per entrare. Allora quando lo portò, arrivò Antonio con la valigia, tutti noi andammo fuori, no, io feci un grande salamelecchi, grandi saluti, Antonio, Carmine Calderone, cioè, lui stava zitto, quindi uscì io, c'era uscì Benedetto, uscì Silvano, grande accoglienza, lui stava sempre zitto, dentro di me dicevo, speriamo che insomma, sia abbastanza contento. Domanda, alla fine, quando uscimmo tutti ad andare incontro, ci fece questa domanda, ma voi, perché non andate tutti a lavorare? Io rimasi un attimo cretino. Avevo messo su un apparato notevole, ma non mi aspettavo questa domanda, al che gli rispondi, ma noi lavoriamo! A chi lui si rasserenò un po', però volle sapere che lavoro facevamo. Al che gli dissi, preghiamo!
il crollo assoluto, il definitivo. Guardò suo figlio Antonio, che allora era Tommaso Calderone, e disse: ma dove vai a finire? Va bene, è la vocazione meno capita, però è la più utile. Le armi per vincere questa battaglia, le tentazioni, sono la mortificazione e la preghiera. Il padre parla sovente di mortificazione. Scrive nel diario La lotta con l'angelo, 9 ottobre 1941, senza mortificazione non c'è gioia. Sapevate? 1941, senza mortificazione non c'è gioia. La mortificazione è l'olio della lampada, trattino mi disse. Chi glielo disse? Chi glielo disse? Ma forse il Signore gli parlava. Avete presente la lampada che va con l'olio, la luce? La mortificazione è l'olio della lampada. Cioè la lampada fa luce se metti l'olio. E l'olio si chiama mortificazione. Scrive poi, devo assolutamente circondarmi nelle mie membra, nei miei sensi esterni ed interni, della mortificazione di Gesù, se voglio che in me si riveli Gesù. Voglio che in ogni azione, in ogni sentimento mi accompagni il sacrificio. Lo cercherò, mi sazierò di sofferenza. Torna alle mortificazioni di qualche anno fa. Mamma mia, io facendo lo studio su quello che viveva il padre, allora facevo un sacco di mortificazioni, al freddo abbiamo trovato il cericio e tutto quanto, e dice, ma questo è niente, torna alle mortificazioni, aveva, nel 41 aveva 17, dunque il 14, 17 anni, 19, eh? 27, 41, chiedo scusa, sì, 41, 27 anni. Torna alle, vabbè, insomma, non era vecchio, non era un ragazzo, torna alle mortificazioni di qualche anno fa. Non ti stancare, forse non hai che da abbandonarti al Signore con semplicità, quando la noia della pietà ti assale, allora la sua dolcezza ti invaderà. Guardalo, è il tuo amico più caro, due punti, Gesù. Bello, no? La gioia di questo giovane che trova la sua gioia nel darsi al Signore nella mortificazione. Oggi però la lotta contro il demonio o il demonio stesso non è più una preoccupazione. Direi non se ne parla. Non è che si nega, anche si nega, ma non se ne parla. La lotta spirituale, non so, una predica ai bambini del catechismo, guardate c'è il demonio, bisogna combattere, eccetera. Quindi se non se ne parla, la vita monastica non serve a niente. Cioè, se neghiamo il secondo punto, si può fare la fuga dal mondo, ma anche quella oggi non va tanto di moda, può rimanere il desiderio del cielo, ma neanche quello va tanto di moda, quindi la vita monastica non serve più a niente. Si è affievolita l'idea del peccato personale e quindi del combattimento e quindi della colpa. Invece nella Sacra Scrittura l'idea del combattimento c'è sempre. Quando dicono a San Pietro, dopo la prima predica, che cosa dobbiamo fare? Cosa dice San Pietro? Salvatevi da questa generazione perversa. Ma vi immaginate se io come parroco facessi una predica e dicessi, bisogna che vi salviate da questa generazione perversa? Tutti a dire, ma chi sono i perversi? È questa generazione perversa. E vengo denunciato immediatamente per aver dato del perverso alla signora generazione. Ma invece, sì, oggi bisogna stare attenti ai sacerdoti, denunce, giornali, eccetera, se dico andate a fare questo è peccato, il giorno dopo mi trovo sul giornale e mi dicono questo e quell'altro. Ma siamo ridotti a questo punto. Nella Sacra Scrittura invece è continuo il richiamo al combattimento spirituale. Perché se il Vangelo entra nel cuore, crea subito una reazione. Perché ci sono due regni, c'è il regno di Dio e c'è il regno del demonio. Nella teologia di Teilhard de Chardin, che andava per la maggiore qualche anno fa, non esiste la lotta contro il male, cioè l'uomo ha una crescita, un processo continuo verso il punto finale della glorificazione, più va avanti, più
il progresso lo porta a essere vicino a Dio. Il padre Barzotti faceva dei salti sulla sedia e diceva: allora, se i santi degli ultimi tempi sono quelli più vicini a Dio, che dire della Madonna che è del primo secolo, del primo giorno, perché allora quella è all'inizio del cammino e gli ultimi saranno più grandi di lei, ma questo ovviamente non torna. Capite che senza questo combattimento non c'è vita monastica e non c'è nessun tipo di progresso spirituale, perché il nemico poi la fa da padrone se non lo combattiamo. Scrive il buon Bouyer, Louis Bouyer, conoscete? Vabbè, lo stesso, prendetelo per buono. Scrive: la nostra lotta non è nei confronti dell'uomo, che puoi, secondo il caso, uccidere in tanti modi, ma è nei confronti dei principati e delle potenze delle tenebre. Non si combattono i principati e le potenze delle tenebre con dolci e sorrisi, ma con torrenti di lacrime, con sofferenza dell'anima fino alla morte, con suprema umiltà e con grandissima pazienza, fino a far scorrere sangue della super fatica della preghiera. Mi piace questo. Ad accasciarti per settimane spossati, quindi non vi lamentate se vi stancate a pregare, fino a che non siano stati vinti e non battano in ritirata i demoni, allora otterrai la libertà dalle passioni. Va bene, questo è il combattimento, non i sorrisi e dolcezze. Super fatica della preghiera fino ad accasciarti per settimane spossato, voglio vedervi spossati qui davanti al Santissimo per terra, buttati là a sputare sangue, a dire: Signore, salvaci dal demonio e salva la mia famiglia e la mia generazione. Questa è la vita monastica. Lo stesso San Paolo parlava della vita cristiana come le doglie del parto. Le doglie sono dolorose, si entra nel regno di Dio con questo dolore. Se questo è vero per un cristiano normale, quanto più per un monaco, cari fratelli del primo ramo, secondo ramo e quarto ramo, terzo della comunità dei figli di Dio. Questa è la nostra battaglia. Ascoltate cosa dice San Basilio Magno. Se vuoi impadronirti del regno di Dio, San Basilio, devi farti violenza, sottometterti al giogo della tua servitù. Questo giogo peserà sul tuo capo, ma lo potrai rendere soave e leggero per mezzo del lavoro sulle virtù, per mezzo del digiuno, dell'obbedienza, delle vigilie, del lavoro manuale e della tolleranza di tutte le afflizioni che dovrai subire. Quindi vedete, San Basilio, molto pratico, dice che ci sono, cioè per vivere questa battaglia col demonio, oltre a sputare sangue e la super fatica della preghiera, anche accettare le tribolazioni che la vita ci presenta con tanta pazienza e con tanta bontà. L'ultimo appunto è sui salmi imprecatori. Possiamo combattere il demonio dicendo i salmi imprecatori. Li dite voi? No, è perché li ha per forza, li hanno tolti dal breviario e quindi non li diciamo. Però non li hanno tolti dalla Bibbia, va bene? Quindi potete dire i salmi imprecatori che apparentemente un po' scandalizzano perché dicono: vorrei che tua moglie rimanesse vedova. Cioè è come se uno si rivolge a un nemico e gli dice: possa tua moglie rimanere vedova? Cioè in altri termini, voglio che tu muoia. Allora uno dice: ma come posso augurare a uno che mi ha fatto del male che muoia? Posso farlo perché non mi rivolgo tanto alla persona, ma al demonio, è un linguaggio umano in cui mi rivolgo contro i nemici, ma i nemici chi sono? È il demonio. Allora il demonio dice: ma muore, è sposato, la moglie rimane vedova? No, però è il linguaggio che noi possiamo usare. Ci sono tre salmi che sono totalmente imprecatori e io li ho sempre suggeriti a chi vuole combattere il demonio. Vi dico i numeri: 58, 83, non è il mio numero di telefono, 109, però se uno avesse questo numero di telefono sarebbe il top. Silenzio, 58, 83, 109, Salmo 58, Salmo 83, Salmo 109. Sono salmi, diciamo così, di maledizione verso il demonio. Potete dirli perché
sono nella Bibbia, parola di Dio. Io ho citato il caso famoso di quella consacrata di Imola, il cui vicino di casa aveva un can bulldog terrificante, e tutto il vicinato non voleva più far uscire i bambini, i figli, perché sto can bulldog usciva dal cortile e poteva rendere pericolosi i bambini che giocavano lì, perché era un cane feroce. Sicché sta mamma venne da me, è una consacrata nostra, e gli disse: cosa posso fare? Dico: ma ditelo al padrone, scuse, perché gliele abbiamo detto mille volte, ma questo qui non riesce a tenerlo, lo tiene sempre nel giardino. Dico: ma senti, allora 58, 83, 109 comincia a dire dei salmi imprecatori. Aspetta, appunto, questa è la vicenda, la Francesca di Imola comincia a dire salmi imprecatori contro questo cane, che ne sente buono. Passa 10 giorni, mi chiama, dice: oh, è morto il cane. No, la cosa interessante è il commento del marito, perché siccome lei, non marito suo, non il padrone del cane, perché quando lei ha detto: ma è morto il cane, perché io ho già detto i salmi 58, ma chi ti ha detto di dire questi salmi? Ma là i monaci di San Sergio, questi qui sono pericolosi, ha detto, perché, come dire, dicono di dire dei salmi, ma io ero ben lontano dall'immaginare che morisse il cane, il quale godeva di ottima salute. Però vedete qua, la cosa che è successa, da quel momento non dovete dire i salmi per far morire i cani dei vicini, però buoni, io li dico contro il marito, le tentazioni. Per esempio, se in famiglia vostra ci sono situazioni negative, avete dei turbamenti, avete quello che volete, ci può essere l'azione del demonio, che non è detta che sia quella del film dell'esorcista, però è il demonio, un leone ruggente che va in giro cercando chi di divorare. Lotta contro il demonio è il nostro lavoro, potete dirgli, questo del cane adesso prendetelo così come esempio, ma potete dirgli per cacciarlo dal vostro mondo. Il problema è che, sapete questo, noi non crediamo più, o crediamo poco, di questo mondo angelico, anche gli angeli buoni, gli angeli custodi, gli arcangeli, il Medioevo ci credeva molto di più, il demonio, eccetera. Noi siamo contornati da un mondo che non vediamo, e in quanto non vediamo, magari neghiamo, ma c'è, gli angeli buoni e gli angeli ribelli, ci sono. E noi possiamo metterci in contatto sia con gli uni che con gli altri, ma in quanto monaci, in quanto religiosi, dobbiamo combattere contro il demonio, la lotta eroica della fede. Aveva ben capito San Bernardo. Attenzione cosa scrive San Bernardo, famoso, non voglio né Bernardo né Benedetto, però San Bernardo in questa volta la chiamata, sentite questo passo, la chiamata all'eroismo della lotta spirituale è un'idea, questo lo dice l'autore del libro, non Bernardo, è sempre attraente e grande. Come invogliare un giovane alla vita monastica e ascetica se non gli proponete la battaglia per il regno dei cieli e la vittoria di Cristo? L'ideale della santità è il solo ideale in grado di resistere alla decomposizione del relativismo, ed è un ideale solido perché si fonda sulla forza della fede. Quando San Bernardo incontrava un crociato, siamo all'epoca dei crociati, gli diceva: è bello essere soldato di Cristo, ma ti propongo una via migliore per diventarlo, fatti monaco, entra nella vita religiosa. Oggi di crociati, questo è il commento, non ce ne sono più, ma ci sono molti giovani in preda all'angoscia, all'inconscia disperazione di non sapere a chi e a che cosa dedicare le proprie forze. In Occidente il consumismo ha addormentato le giovani forze in un sonno mortale. In questo mondo ci sono degli uomini mediocri e ci sono dei guerrieri. I mediocri vagano nella vita come dei sonnambuli, perché non escono mai dal loro piccolo mondo, ma per vivere pienamente in Cristo occorre essere dei guerrieri, dice San Paolo. Il guerriero non è chi uccide o chi guida dei carri armati, ma chi sostiene la lotta spirituale. Il guerriero è chi prende delle decisioni, chi affronta la realtà e chi trova la propria vita perdendola per Cristo.
Per me questo qui è assolutamente vero. Se dite a un giovane, vieni a fare una crociata là nel mondo e rischi di perdere la vita, i giovani vengono. L'ideale forte attira sempre. Vieni a fare la guerra, si rischia la vita. Volete scommettere che vengono? Perché hanno bisogno di una chiamata forte. Allora il monachesimo viene a fare la lotta contro il demonio. Vengono. Perché attira questo tipo di chiamata. Ultimo punto. Ritorno al paradiso. L'uomo non è fatto per questo mondo. Il monaco soffre di nostalgia. Il monaco è un malato. Un malato d'amore, potremmo dire, parafrasando un modo di dire delle canzonette. Ma in modo più preciso, l'uomo tende alla pienezza e quindi non è mai contento di sé. Tuttavia, egli gode già di un certo anticipo. Tutto è presente, il cielo è già divenuto terra, scrive il padre nei suoi scritti, ed egli ne fa esperienza. Però fa esperienza di Dio, ma mentre fa esperienza di Dio, anela a un'esperienza ancora superiore. A un'esperienza che sarà piena soltanto dopo la morte, nel regno dei cieli. Alla fine del mondo fisico. L'esperienza interiore del paradiso che l'uomo vive, ecco perché la via del ritorno si intende il ritorno al paradiso terrestre, che è il cuore di Dio, simbolicamente un ritorno all'Eden, ma è un ritorno alla vita divina, nel mondo interiore ha una ricaduta anche sul mondo psicologico. Il monaco è anche l'uomo della pace, è un uomo che domina se stesso, è un uomo che non si turba mai, è un uomo che governa anche il mondo psicologico e addirittura anche il mondo fisico. Pensate, vive in Dio la presenza che è nello spirito. Questo spirito è come una fontana, trabocca sul mondo psicologico, ma poi lo riempie talmente che trabocca sul mondo fisico. Ed ecco allora i miracoli. Ecco Jean-Charles McLuhan che dice ai serpenti andate via perché qui disturbate i contadini e i serpenti se ne vanno. Ecco Serafino di Sarov che dice all'orso, un orso, bestione, vai a prendere il miele nel bosco perché sono arrivati degli ospiti. Questo orso parte, non sono mica storielle, sono cose vere, e va a prendere il favo del miele e lo porta da dar mangiare agli ospiti che erano arrivati. Ecco perché San Martino di Porres, questa forse non la sapete, un giorno fu visto parlare dentro l'armadio, aprì l'armadio e chiacchierava dentro, che i domenicani, i frati erano domenicani, ma cosa fai? Matto, parla da solo. Stava facendo la predica ai topi! Sì, topolini, no, non spaventarti, no, perché questo è bello, perché San Francesco parla agli uccelli. Sant'Antonio, questa volta di Padova, fece la predica ai pesci. Martino de Porres fece molto di più, faceva la predica a tutti i topolini che si erano radunati dentro l'armadio, quando se ne accorsero dissero, ma cosa fai? E parlo con i topi, ma qui no, non devono mica starci i topi nel monastero, nel convento. Allora lui disse ai topi, non vi vogliono, bisogna che ve ne andiate, e questi topi se ne andavano, uno di coda uno dopo l'altro uscirono dal convento. Potete fare sempre questo anche voi, se avete dei topi in casa e non vi piacciono, se foste santi come Martino de Porres, potreste predicare ai topi. Aspetta, non è finita, aspetta. Ecco allora come il mondo attorno al santo cambia aspetto. Allora, il desiderio del cielo non è uno che guarda il soffitto a dire non vedo l'ora di morire. No. Questo desiderio del cielo cambia il mondo presente. Scrive Kolodrigov nei Santi Russi, i paesi di Diveevo e Vertanovo, erano due, Diveevo dove stava Serafino di Sarov, Vertanovo non lo so, comunque, avevano una cattiva reputazione a causa della popolazione operaia misera che lavorava nelle miniere di ferro nei dintorni ed era tristamente famosa per l'ubriachezza, le risse e gli omicidi. Con l'arrivo di madre Agata e le sue monache, la fondazione dei monasteri e la costruzione di chiese, il clima cambiò. Come cambiò dopo il battesimo della Russia nella città pagana di Kiev, come cambiò in Francia nel paese di Ars, quando si installò il santo curato d'Ars. Come continua a cambiare in qualunque posto, la grazia si spanda a macchia d'olio nelle coscienze e nei cuori. Tutto quello che avviene in un uomo
ha una portata universale. Ricordatevi, tutto quello che avviene in un uomo ha una portata universale. Si crea un clima di Eden, di paradiso. Sempre Kologrigov. Il clima paradisiaco che circondava l'uomo di Dio e al quale si erano dimostrati sensibili persino gli animali, riusciva a trionfare sul determinismo e la limitatezza della materia? Cristo è risorto, proclamava lo Starets, e qui si riferisce a San Serafino di Saro, e in lui nasceva alla luce dello Spirito un mondo trasfigurato. Per lui non esistevano porte chiuse. Nella vita dei santi questi fenomeni sono meno rari di quanto non si pensi. Dei topi, degli orsi e compagnie, sul mondo fisico. Non solo San Serafino di Sarov chiedeva all'orso siberiano di andare a prendere il miele nella foresta. Non solo San Francesco d'Assisi parla e convince il lupo. Non solo San Girolamo vive nella grotta insieme a un leone. E Saint-Cherbel MacLouf chiede alle vipere di non disturbare il lavoro dei contadini nel campo. San Martino di Porres istruisce e fa catechesi quaresimali ai topi, fino ad arrivare a Sant'Ignazio da Lacconi. Ci siete anche voi! Qui addirittura, qui pone Sant'Ignazio di Lacconi come punto d'arrivo di tutti questi santi qua, dice non solo Francesco, cioè, qui sono dei dilettanti, San Martino de Porres, fino ad arrivare a Sant'Ignazio di Lacconi, che ordina a delle forme di pecorino sardo, silenzio, perché questo è un fatto vero, ordina a delle forme di pecorino sardo di seguirlo rotolando per la strada fino al convento. Insomma, la natura torna docile, trasfigurata, come era nel paradiso terrestre, prima che l'uomo peccasse. Bene, allora, questi due aspetti portano al terzo. La fuga dal mondo e la lotta col demonio porta a questo desiderio del cielo che diventa trasfigurazione del mondo presente. Anche se io non farò mai un miracolo con i formaggi, i pecorini, eccetera, lo stesso. Se il mio mondo, dove vivo, si trasfigura di luce, i miracoli avvengono, miracoli nei cuori degli altri, miracoli di guarigioni, quello che volete voi, perché è Cristo che è tornato a vivere in questo mondo attraverso il suo testimone. Il monaco non fa questo per essere testimone. Il padre non amava la parola, dovete fare testimone, dovete essere testimoni. Il padre amava la parola, dovete essere, basta. Ed essere ovviamente in Cristo, perché anche colui che parte come testimone ha un senso di sé. Parte per una missione, cerca di farsi grande in qualche modo per servizio di Dio e misura il suo successo dalla pesca che fa. Ma non è così. Gesù è morto sulla croce, quando era sulla croce non c'era tanta gente. Al padre dava fastidio, un richiamo eccessivo questo termine, questa parola testimone va bene, martire, ma soprattutto è la parola vita, cioè l'anima rapita dalla bellezza di Dio, l'anima inebriata del suo profumo, l'anima inebriata da Dio manda profumo. Ma se il paradiso non è davanti a me, insieme all'abisso dell'inferno, perché devo essere cristiano? Me lo dite? Perché devo essere cristiano? Se i vostri figli vi dicono, ma perché devo venire a messa? Se non gli fate tutto questo discorso qua, cominciate dalla fuga mundi, demonio, eccetera, eccetera, e non lo sapete neanche voi, perché devo andare? O perché non mi faccio buddista? O perché non divento agnostico, quello che è? Che differenza c'è? Basta una... Se il benessere è solo psicofisico, il regno dei cieli diventa regno dell'uomo. E allora la religione diventa un umanesimo, un umanitarismo. Ma attenzione a cosa scrive il padre. Oggi si parla di questo, la religione cristiana come miglioramento della condizione umana, diventare appunto un equilibrio perfetto, ma il padre ha trovato questa frase micidiale, non so quando è scritta, ma è scritta.
La più alta testimonianza di Dio che si può dare è in una vita che ci faccia estranei alla terra. Non una santità che sia come il fiore delle virtù, solo la povertà, solo la mortificazione, solo l'umiltà rende testimonianza a Dio. Attenzione, una vita religiosa concepita come perfetto umanesimo, come equilibrio perfetto della comunità, sarebbe un controsenso e opererebbe la morte. Noi dobbiamo essere degli uomini dell'altro mondo, testimoni invisibili, dell'invisibile. O siamo questo o non siamo nulla. L'umanitarismo, l'umanesimo, fa perdere il fine sovrannaturale. Ecco perché il monachesimo è escatologico, o se no non è. Ecco perché c'erano dei monaci girovaghi, addirittura c'erano dei monaci che andavano volontariamente all'estero per non essere capiti, per sentirsi estranei dal mondo. Lo sapevate questo? Cioè, si chiama la xenetil, perché dov'è qua? Come si chiama? Pagina 52 e 53, vediamo se lo trovo. Il mondo di qua giù è come un esilio. Il paese dove è nato non può essere la sua autentica patria, non può essere il luogo che supera ogni desiderio, il luogo della pace e della gioia inenarrabile. Se così non fosse, il paradiso sarebbe una bella metafora e nient'altro. No, no, non c'è, qui si parla del ritorno al paradiso perduto, ma volevo cercare un passo, ma non lo trovo perché ormai è tardi, stiamo finendo il passo. C'erano dei monaci che proprio andavano all'estero dove non erano capiti per sentire che la loro patria non era la loro terra. Ed è bello questo perché il padre, ci ricolleghiamo, voleva andare in Giappone. Tutti a dire, ma il giapponese, che mi importa il giapponese? Voleva andare in Giappone a parlare di Dio, ebro di Dio. Nel piano umano dunque si parla, no nel piano umano, nella vita spirituale si parla di via del ritorno a Dio, che non è un'autoaffermazione. Ricordate, il padre dice, nella vita spirituale si nasce vecchi e si torna bambini, cioè si va verso un pieno affidamento di sé. Si va verso, mentre invece nel cammino umano si va verso l'autostima, un uomo cresce e va verso l'affermazione di sé. Qui invece si parte dall'affermazione di sé e si arriva al perfetto abbandono a Dio. Bene, più andiamo avanti, più dobbiamo diventare piccoli e dipendenti da Dio. Diceva il padre appunto, si nasce vecchi e si muore bambini. C'è un capitolo nel libro La via del ritorno, che adesso non ho qui, ma vi suggerisco se avete La via del ritorno, che si intitola L'infanzia spirituale. Il cammino spirituale è a ritroso. Si parte nell'autonomia, l'uomo vuole affermare se stesso e si diventa bambini, fino al seno del padre, fino a entrare nel grembo materno. Ecco perché Gesù dice, se non tornate nell'utero della madre non potete vedere il regno dei cieli, e Nicodemo dice, ma devo tornare dentro il grembo materno? Appunto, e Gesù poi spiega. Lo stato perfetto è il bambino nel grembo materno.